spesso quando si inizia un'attività, che sia un'attività imprenditoriale, che sia un progetto, ci si scontra col concetto di limite. E spesso si pensa, ma io ho un limite, che può essere un limite di conoscenza, che può essere un limite di competenza, che può essere un limite fisico, alcune cose non le riesco a fare, non le posso fare, no? Che può essere un limite economico. E dice, c'è un limite. E devo fare i conti con i miei limiti. Ecco, questo qua è un... certo, è chiaro che esistono delle condizioni ostative, ma questo qui è un modo di pensare che non porta da nessuna parte, perché io metto un limite che è visto come una barriera, come qualcosa che se non ci fosse, tuttavia sarebbe meglio. Come qualcosa che mi ostacola rispetto a un percorso che sarebbe naturalmente semplice, ma poi dopo c'è un limite, e allora non posso andare avanti o devo fare più fatica. Però dal nostro punto di vista, dal punto di vista del progettista, il limite in questa accezione non esiste. Esistono dei confini di progetto, sì, certo, esistono dei vincoli di progetto e tutte le condizioni costituiscono un vincolo di progetto. Quanti soldi ho è un vincolo di progetto, chi ho nel mio team è un vincolo di progetto. Ma il vincolo di progetto non è il limite, il vincolo di progetto è semplicemente un qualcosa che costruisce un recinto, un perimetro, più che un recinto, perché il recinto è esclusivo, un perimetro all'interno del quale mi posso muovere. Allora è importante definire vincoli di progetto perché in questo modo sono in grado di definire esattamente il perimetro entro il quale il mio progetto, la mia attività si può sviluppare e poi dentro quel perimetro sono libero di fare quello che voglio, ma devo sapere quali sono questi bordi, quali sono questi elementi che mi costituiscono il campo da gioco. È chiaro che nel momento in cui io avvio un'attività o scrivo un progetto, prima di tutto devo capire come è fatto il campo da gioco. È stretto, è lungo, è largo, è bilanciato, è molto sbilanciato da una parte. Una volta che ho definito come è fatto il campo da gioco, sono io che definisco le regole del gioco. Sono io che definisco come portare avanti il mio progetto, come iniziare la mia attività. Se ho soldi, il mio punto principale non deve essere quello di cercare di trovare soldi, perché già non li ho, e quello sarà per sempre un mio punto, chiamiamolo punto di svantaggio, chiamiamolo area di miglioramento, chiamiamolo limite. No, è semplicemente il fatto che il mio campo da gioco in quell'angolino, in quel pezzettino, la mia copertina è un pochino più corta. Ma magari c'è da un'altra parte qualcosa che è molto più grande. Allora io non devo prendere soluzioni standardizzate, il campo da gioco rettangolare, metterlo in mezzo al tavolo e dire che adesso devo prendere le mie caratteristiche e tirarle per adeguarmi a quel campo da gioco. No, io devo innanzitutto mappare qual è il territorio, mappare quali sono i vincoli del mio progetto legato alla mia situazione. Poi definisco all'interno di questi vincoli, se non voglio per sicurezza, ad esempio, definire un campo da gioco che sia un pochino più ristretto, un pochino più limitato, a quel punto costruisco delle regole di gioco, quindi un percorso, quindi una modalità operativa per arrivare a conseguire l'obiettivo che mi sono prefisso. Se capisco che su quel campo da gioco non riesco a costruire delle regole di gioco che siano coerenti, che siano ragionevoli, allora posso pensare a risolvere. Ma prima di tutto io devo pensare all'esistente, ad adattare il mio progetto, la mia impresa all'esistente, non provare a modificare l'esistente in funzione di un impossibile modello da raggiungere, che non esiste.